Relazioni interpersonali, consapevolezza e connessione con la natura. Sono queste le basi per una vita felice. Voglio conoscere più da vicino il paese e la sua gente. Come si manifesta la felicità in Bhutan? Mi incammino in direzione della scuola conventuale di Nalanda, 70 km più a est. Viaggerò per 2 giorni e mezzo, accompagnato da una guida locale. Si parte all'alba. Mentre cammino, mi sento molto vicino a me stesso. In simili momenti sono consapevole della bellezza di una vita nella natura. A ogni passo mi accorgo di dubitare sempre più dei miei valori occidentali. Mi chiedo perché la nostra felicità debba dipendere dalla ricchezza e dalla crescita economica. Esiste un'altra via, anche per noi. È già notte quando imbocco il sentiero del monastero. Oltre alla formazione spirituale, nella scuola conventuale di Nalanda si insegna anche l'inglese. Gli aspiranti monaci devono esercitare il loro inglese con gli stranieri, scoprire altri paesi e altre culture. Qui la giornata inizia molto presto. Sono ben lontano dal sentire corpo e spirito in armonia, ma l'apertura e il calore con cui vengo accolto mi toccano profondamente. Ho scoperto questo posto tramite la sua pagina Facebook. I monaci del Bhutan sono tutt'altro che tagliati fuori dal mondo. Circa un centinaio di novizi studia insieme ai monaci che vivono qui. Molti di loro sono di origini modeste, alcuni sono orfani. La scuola provvede a tutte le loro necessità. Una volta al mese si svolgono i rituali puja. La puja abbatte le resistenze che impediscono ai monaci di raggiungere i loro obiettivi spirituali. Nella cerimonia si recitano e cantano preghiere per ottenere la benedizione di Buddha. L'accompagnamento musicale degli antichi canti tibetani riveste un ruolo importante. Thank you.
Dopo la puja, i novizi più giovani si dedicano all'artigianato. Molti provengono da famiglie che non possono permettersi di offrire loro un'istruzione superiore. Anche la fabbricazione di strumenti musicali fa parte del piano di studio, proprio come la dottrina buddista e l'uso del computer. Gli aspiranti monaci faranno parte di una società moderna. Una volta superato l'esame finale, sarà il momento della pratica, fuori dalla scuola conventuale. Manca poco agli esami? Un mese. Un mese da oggi? Sì, 15 giorni. È faticoso studiare tutto il tempo? Sì, molto. Stare sempre qui e studiare è difficile. E perché avete scelto questa strada? Perché voglio davvero essere un monaco. Questi due giorni mi hanno insegnato che le persone qui non parlano mai per il solo gusto di parlare. Possiedono un sottile umorismo e sono sinceramente felici del mio interesse per la loro cultura. Circa il 10% degli abitanti del Bhutan è monaco o monaca in un monastero. Un fattore importante nella tutela dello stile di vita tradizionale, in armonia con la natura. Il direttore della scuola, Lama Kempo, mi porta al tempio superiore del convento. Gli racconto che anch'io, in Germania, ho iniziato a meditare per trovare la pace interiore. Noi non crediamo in un Dio creatore che controlla la tua vita. La tua felicità e la tua sofferenza dipendono solo da te. Per essere felice non dovresti attendere che te ne sia data la possibilità. Devi creare tu stesso le condizioni per essere felice. È importante nel buddismo. Si può meditare in molti modi, anche attraverso danze o escursioni. Lo scopo è essere presenti nel momento, abbandonando tutti i pensieri sul futuro e sul passato. I novizi devono imparare a memoria interi libri. Leggere ad alta voce, seguendo un ritmo, facilita la memorizzazione. Il loro compito principale è preservare la tradizione. Un proverbio bhutanese dice: uno sguardo ai tempi, uno sguardo alle tradizioni. Oggi vi sono monaci che possono avere telefoni cellulari e possedere denaro, ma per i novizi il cammino è ancora lungo.